Continua il nostro viaggio nella musica del Golfo di Policastro. Questa sera il nostro ospite, la nostra ospite è Nausica Stoppelli, giovane artista di Maratea che abbiamo già conosciuto lo scorso anno e che adesso ci parlerà del suo primo disco. Andiamola subito a presentare. Buonasera Nausica. Buonasera a tutti. Allora, come ho detto, lo scorso anno ci siamo lasciati con un sogno. Ora questo sogno sembra che sia diventato realtà. Sì, dopo 2 anni di duro lavoro, finalmente il 13 aprile è uscito Mad World, il mio nuovo disco, un concept album acustico. Ecco, questo disco tu ce ne avevi tanto parlato e poi ha avuto una lavorazione, diciamo, di 2 anni, una preparazione, una fase di preparazione. Era nato un po' come un disco più rockeggiante e poi hai scelto invece questa forma canzone acustica. Perché? Sì, volevo creare un legame diretto tra la musica e le parole. Questo perché Mad World racconta una storia che è un po' la storia della mia generazione attraverso tante piccole storie. Ogni canzone è una storia legata da un unico filo conduttore. Quindi era importante che chi ascoltasse si riuscisse a ritrovare all'interno di quell'ambientazione, di quelle sensazioni, creare un feeling con l'ascoltatore, chiunque doveva rispecchiarsi nelle canzoni di Mad World, e creare un'atmosfera intima credo sia stata la situazione giusta. Riuscire a emozionare con poco credo che sia un grande passo per me. Sì, perché erano, come tu spiegavi, anche pochi accordi ben messi e soprattutto dove si dava grande spazio alla tua voce. Sì, la musica è abbastanza semplice, ma io non penso che le cose belle siano per forza le cose complesse. A volte la bellezza sta proprio nella semplicità. E ho dato spazio alla mia voce perché volevo mettere in mostra le mie caratteristiche vocali, in questo caso maggiormente. Quando hai visto poi questo lavoro concluso, penso tu abbia avuto una bella soddisfazione, ma anche tante emozioni. Sì, perché alla fine Mad World rappresenta anche un po' la mia storia, rappresenta la mia crescita artistica. È il primo disco di cui io mi occupo interamente dei testi, delle musiche, dell'arrangiamento, quindi di tutte le scelte legate anche alla produzione del disco fisico, quindi come il disco doveva apparire, che messaggio doveva lanciare. E quindi è ovvio che Mad World per me sia un messaggio forte, abbia un significato forte come disco. Spieghiamolo questo messaggio. Mad World racconta la storia di Eri. Eri è il simbolo della mia società giovanile. Una società che non viene analizzata mai dal punto di vista proprio. Quindi io ho voluto rendere agli altri una storia della mia società attraverso un punto di vista giovanile, quindi non da un punto di vista esterno. Chi racconta la storia la vive, e questo può creare il legame diretto con l'ascoltatore. Se io non posso raccontare una storia che in qualche modo non ho vissuto oppure osservato con un legame diretto, questa è una delle cose per esempio che Mogol dice sempre: voi non potete raccontare qualcosa che non avete provato, che non avete sentito, perché altrimenti voi raccontereste una bugia. Voi dovete raccontare la verità nelle canzoni, dovete dare emozioni vere, non creare qualcosa di artificiale per l'ascoltatore. E infatti tu non canti solo, ma hai anche studiato e sì, Stai anche continuando a studiare nella prestigiosa scuola di Mogol. Sì, io ho studiato come interprete alla scuola di Mogol in Umbria e mi sono diplomata nel 2011 come interprete. La scuola di Mogol ha segnato un momento di grande crescita artistica per quanto mi riguarda, perché mi ha permesso di focalizzare su quali erano le proprietà della mia voce, i punti di forza, quindi su ciò su cui io dovevo puntare. Ovviamente io ho provato tanti generi nel mio percorso musicale e soltanto lì ho capito che proprio il genere che non avrei mai scelto per me era quello adatto a me. Quindi questo è un messaggio forte: noi che siamo artisti dobbiamo provare tutte le possibilità
per giungere alla scelta migliore. Non ci dobbiamo fossilizzare su una. La musica è bella, è tutta bella, è tutta delle emozioni forti e diverse. Quindi bisogna provare, provare e provare fino a trovare la propria strada. Ecco, parlando però dei tuoi testi, con alcuni argomenti ci vai giù pesante, possiamo dire, o meglio, dai una certa forza alla parola. Sì. Una scelta voluta, credo. Certo, perché io volevo raccontare appunto qualcosa di vero, e molto spesso il mondo giovanile non viene raccontato per quello che è. Anche nel mondo giovanile ci sono tutte quelle tematiche negative che si trovano nella vita di tutti i giorni. Allora perché raccontare soltanto le cose banali che si possono trovare da tutte le parti, quello che un po' si vuol far vedere, però bisogna scavare nella profondità dell'animo dei giovani per trovare quelle che sono poi le vere tematiche che li caratterizzano. Ecco, da un certo punto di vista possiamo proprio rifarci ad un fatto di cronaca che è accaduto proprio in questi giorni. Un adolescente, un fidanzatino a Corigliano ha ucciso la sua ragazza, 15 anni. Ecco, questo forse, non lo so, è un argomento abbastanza forte e quindi può fare anche vedere un po' il malessere. Poi di questa adolescenza. Indubbiamente questa adolescenza vive un malessere molto forte che poi sfocia in questi atti che sono ingiustificati e oltremodo irrazionali. A me spaventa il fatto che un ragazzo di 16 anni possa arrivare ad uccidere la propria ragazza e bruciarla viva. Cioè, io penso che per fare una cosa del genere ci vuole un fegato, un cinismo veramente forte ed evoluto. Quindi è strano pensare che associare un ragazzo che è proprio come si dice, l'innocenza, la purezza a qualcosa di così oscuro, non si può. Però purtroppo queste cose, così come la tematica del suicidio, il bullismo, il sentirsi persi, il sentirsi soli, sono cose che caratterizzano la nostra società giovanile. E quindi perché non bisogna parlarne? Perché bisogna far vedere soltanto le cose belle? No, io ho voluto fare un disco che denunciasse dei fenomeni che ci caratterizzano. Non è un voler elogiare queste cose, assolutamente. Io le denuncio per far rendere conto le persone di quello che succede, perché è impensabile che ragazzini di 15 anni vengano uccisi per gelosia, perché non vengono riconosciuti per il proprio orientamento sessuale, per il proprio credo religioso, perché si sentono vittime della società, perché magari si suicidano perché non hanno la famiglia vicino, perché i genitori sono divorziati. È chiaramente una generazione che cerca dei valori che non ci sono più, dei punti di riferimento, degli ideali forti che adesso sono completamente svaniti. Ecco, parlando invece del tuo disco, tornando a parlare del tuo disco, tu hai dato questo titolo Mad World, è poi un concept album, possiamo dire. Perché per te il mondo è folle? Il mondo è folle perché è contraddittorio, è un mondo in cui ci si perde, è un mondo fatto di fumo, dove niente di quello che vedi è tangibile, è reale, è un po' un mondo chiaramente pirandelliano, un mondo pieno di maschere, la gente non è più quella, si crea dietro il profilo Facebook, dietro personaggi che realmente non esistono, che non è legata alla vita sociale, alla condivisione. Mad World proprio deve rappresentare la crisi della società. E allora adesso andiamo a vedere insieme il video che tu hai proprio prodotto per lanciare Mad World. Si tratta di Narcotico 56 e quindi possiamo vederlo. Guardi la strada mentre vai, ma sai che non ritornerai. Cerchi invano quel che sei, quante finte verità e poi guardi lei.
lei la chiave per restare, morire e rinascere in due ore. E se vuoi puoi respirare, tu non lo sai cos'è il male. E quella ragazza vendeva narcotici al bordo della strada 56 e cercava una scusa per dire ti amo, per dirti non andare via. E che quella ragazza dagli occhi bionici cercava un sorriso in 10 anni fa. Le hai stretto la mano, l'hai detto andiamo lontano, via da qua. Tu non lo sai, tu non lo sai, tu non lo sai, tu non l'hai saputo mai. E che quella ragazza vendeva narcotici al bordo della strada 56 e cercava una scusa per dire ti amo, per dirti non andare via. E che quella ragazza dagli occhi bionici cercava un sorriso di 10 anni fa. L'hai stretto la mano, l'hai detto andiamo lontano, via da qua. Per dire ti amo, per dirti non andare via. Ma se tu vai vende ancora narcotici, gli occhi bionici sono tempestati da diamanti infuocati che adesso cadono lungo la strada 56. E ritorniamo in studio dopo aver visto questo video di debutto dell'album Mad World Narcotico 56. Perché questo titolo? Narcotico 56 è il nome di una strada dove si ci perde. Questa canzone è basata molto sui contrasti. C'è il bianco che rappresenta l'interiorità, l'anima, contro il nero, che è il malessere che ci invade e che piano piano arriva a soffocarci. Quindi io volevo parlare proprio di questo perdersi in qualcosa che sappiamo che ci fa male, che ci destabilizza, ma di cui noi allo stesso tempo siamo vittime. Ecco, abbiamo visto questi vicoletti particolari e tu ci dicevi sono di Roma. I vicoletti di Trastevere, di Roma, infatti il video è stato girato a Roma da una regista calabrese di nome Maria Francesca Silvestri. E quindi lei ha anche collaborato con noi, se ti può far piacere. Sì. Quindi le mandiamo anche i nostri saluti. Ecco, andando a parlare un po' del tuo, diciamo, modo anche di vivere l'arte, secondo te poi la musica ha bisogno anche di una parte di spettacolarizzazione? Beh, è inutile dire che la spettacolarizzazione della musica sia per forza qualcosa di negativo. È ovvio che se qualcosa è bello se lo ascolti in camera, lo ascolti per strada, suonato con un solo pianoforte, con una sola chitarra. Però a volte penso che nella musica sia bello vedere anche della spettacolarità, vedere un bel concerto,
reso maestoso dalle sceneggiature, dai balli, da tutto quello che può essere costruito dietro. È sempre qualcosa di bello, emozionante. Dici, quando tu vedi un concerto, per esempio, degli Iron Maiden, lì c'è tantissima spettacolarizzazione. Ecco, perché poi tra le tue influenze dobbiamo, sì, anche c'è dirlo. C'è anche il mondo del metal, gli Iron Maiden e tanti altri gruppi. Quindi io, per esempio, quando vidi questo concerto a Roma nel 2007, rimasi impressionata, perché quello che mi colpì furono le scenografie, come Bruce Dickinson, che è il cantante degli Iron Maiden, stava sul palco. Quindi tutto, come veniva trasmessa l'energia di questo nuovo disco che andavano a presentare al pubblico dello Stadio Olimpico. Quindi, nei tuoi concerti invece come ti presenti? Io invece di contro, nei miei concerti dipende da quello che faccio, se sono concerti in duo, quindi acustico, ci presentiamo sul palco io e il mio chitarrista Diego Cosentino, una chitarra ed un microfono, quindi proprio tutto viene ridotto all'essenza, perché bisogna creare il legame diretto. Ovviamente quando ho la possibilità di creare il mio spettacolo suono con la mia band, e anche noi cerchiamo di dare il massimo, di far arrivare delle emozioni meno intime, ma più forti, più dirette. Più ciniche anche, possiamo, sì, dire. Sì, sicuramente. Ecco, tu hai aperto anche un concerto per Eugenio Bennato, ma non, sì, solo, anche per altri artisti che gravitano intorno al circuito italiano e internazionale. Sì. Da ognuno di loro hai raccolto qualcosa, o meglio, c'è stata poi quella fase di confronto dopo il concerto? Beh, purtroppo il confronto non c'è sempre con i grandi artisti, perché giustamente sono impegnati, hanno le loro cose. Già la possibilità di aprire un concerto per noi artisti emergenti è una grande possibilità. Però mi è capitato di conoscere, fra i tanti artisti con cui ho collaborato, Eugenio Bennato, che si è rivelato una persona molto, molto buona, attento alla musica emergente. Quindi lui ci ha ascoltato, ci ha fatto i complimenti, e penso sia un grande gesto per questi della musica importante, tra virgolette, dedicare delle attenzioni a un musicista emergente. Andando a toccare forse un tasto dolente, quello poi della distribuzione anche, sì, della propria musica. Un artista, diciamo, investe tempo, investe anche denaro per farsi conoscere, però poi molte volte è difficile. Tu come stai vivendo questo momento? Beh, pensare di trovare una casa discografica che si è disposta ad investire centinaia di migliaia di euro, perché di queste cifre stiamo parlando, se si vuole fare musica seria, è difficile. Non, la casa discografica non ti viene a pescare nel paesino, cioè non è che piove dal cielo, bisogna cercarla, cercare di farsi piacere in tutti i modi. Ovviamente poi ci sono le autoproduzioni, io per esempio sto portando avanti un'autoproduzione, ma l'autoproduzione ovviamente non ha il budget che può investire per esempio la Sony, la EMI, cioè, e purtroppo questa è la realtà. Fare musica in Italia è molto difficile, per questo motivo tanti musicisti italiani se ne vanno all'estero. Io per esempio, cercando una casa discografica, quindi cercando di promuovermi, ho trovato il maggior riscontro l'ho trovato a Pittsburgh, per esempio, dalla Black & Yellow Records, che è la casa discografica che mi ha chiesto di entrare a lavorare con loro. Questo però che cosa significa? Significa lasciare l'Italia, quindi non è una scelta semplice, sono scelte che vanno pensate. Però è una cosa allo stesso tempo, sebbene è una cosa molto bella per me essere riconosciuta da una casa discografica inglese, è una cosa altrettanto triste, perché ci si rende conto che per essere apprezzati bisogna andare via dal proprio paese. E che cosa c'è di più triste di questo? E diciamo che poi combattere anche forse con quello che è l'avidità anche della zona in cui si vive è ancora più forse sicuramente. Chi vive al sud ha pochissime possibilità per quanto riguarda la musica. Già chi vive a Milano può fare tutti i provini che vuole, perché spostarsi a Milano per uno che vive a sud comporta non solo un forte impegno psicologico, che per quello che può essere un provino, ma anche un forte
impegni economico, non è che tutti i giorni, ah, esce il provino per questo, parto da sud e vado a Milano. Anche no. Perché ci vogliono 12-13 ore. Esatto, cioè, ci sono dei forti problemi. Io penso che chi nasca al nord è molto più agevolato, perché lì si ha una concezione diversa del mondo dello spettacolo, della musica. È inutile dirlo, si è più avanti. Ecco, però secondo te è anche una condizione che da un certo punto di vista ci siamo creati noi nel sud, e invece una macchina che purtroppo nasce già inceppata? Ah, io penso, per quanto riguarda le vicende storiche, il sud è sempre stato un po' messo da parte. Il fatto, cioè, è difficile dire che sia colpa del sud, è un po'... Sono tante le motivazioni, forse perché anche al nord fa comodo che il sud stia così, quindi aiutarlo fino a un certo punto. È anche vero che il sud molte volte non si sa far aiutare, quindi c'è una doppia faccia della medaglia. Vuoi iniziare a cantare canzoni popolari del sud un po'? No, io apprezzo molto la musica popolare, per esempio io ricordo che i primi concerti che ho visto erano quelli dei Calamu, che fanno una band del sud che fa musica popolare e la fa benissimo e l'ha esportata in tutta Europa. Parlando invece del tuo futuro, diciamo una frase: l'amore è il caos. Sì, l'amore è il caos è il nuovo disco su cui sto lavorando. Però non vorrei anticipare tanto, perché dopo due anni tremendi per portare fuori Medward non voglio aggiungere molto sull'amore e il caos. L'amore e il caos sarà un po' una conseguenza di Medward come disco. Vorrei fare un concept anche questa volta, però non raccontando una storia che prosegue, un concept che avrà un'altra prospettiva, che scoprirete quando uscirà il nuovo disco. E tu sai che davanti alle telecamere, soprattutto per il ruolo che rivesto, la curiosità fa un po' da padrona. Quindi certo, qualcosina magari sarebbe bello anche anticiparlo, non trovi? Un'esclusiva. Sì, è la tematica forte dell'amore e il caos. Io vorrei analizzare l'amore dal punto di vista dei miei poeti preferiti. Quindi scrivere delle canzoni come se chi cantasse fosse Baudelaire, Bukowski. Che sono un po' di generi un po' opposti, quindi. Sì, sono. Non voglio fare canzoni tutte dal punto di vista dello stesso movimento. Movimenti poetici tutti diversi. Questo è il bello della poesia, poter apprezzare più correnti. Ecco, calcando un po' su questo tema, va bene così come anticipazione, però dobbiamo anche dire che proprio Medward è ispirato anche da un certo tipo di letteratura, che è un'altra delle tue passioni. Quindi quali sono principalmente le influenze che possiamo riscontrare? Beh, sicuramente tutta la corrente esistenzialista. Tutta. È inutile fare nomi, perché c'è tutto il pensiero dentro Medward. C'è anche molto, molto Pirandello, ma questo perché Pirandello è proprio dentro la nostra società fino al midollo. Sì, è stato forse il primo sociologo, possiamo dire, che è stato capace di portare nelle sue opere poi davvero una realtà come quella, partendo dalla Sicilia, poi l'abbiamo fatta anche nostra nel sud e ormai si sta vedendo il modello anche per tutta l'Italia. Allora, noi abbiamo parlato del futuro, del passato, del presente, e ora invece, guardando ancora di più in avanti, qual è la tua speranza? La mia speranza è che la mia musica riesca ad arrivare. Se la musica riesce ad arrivare anche soltanto ad una persona, significa che funziona. E questo è il riconoscimento più grande per un artista. Io in questo periodo ho avuto dei grandi riconoscimenti, e dei riconoscimenti grandi li ho trovati proprio dai bambini. Ho ricevuto, ad esempio, dei disegni fatti, cioè, poi io penso anche che la mia musica è un po' particolare, quindi è proprio strano che i bambini siano attratti da me, quello che canto, che poi, insomma, non è tutto splendido e allegro,
E invece un seguito di bambini molto forte, che è una cosa bella, mi mandano i disegni, mi scrivono e questo è bello, una bella soddisfazione arrivare al mondo dei piccoli. Spero di non diventare come Cristina D'Avena, perché sinceramente io vorrei fare qualcosa di un po' diverso. Può darsi che sia un modo inconscio per chiederti una ninna nanna, forse. Sì, sì, è possibile. E il fatto di arrivare anche a un pubblico vasto, perché chi mi ascolta non sono soltanto i miei coetanei, appunto andiamo dai più piccoli fino alla gente proprio adulta, e questo è bello perché si riesce a fare qualcosa che spazia. Riesce a spaziare, sì. Quindi riesce anche a farti crescere. Ecco, ma tu stai utilizzando anche internet per la promozione? Sì. Purtroppo al giorno d'oggi internet è proprio alla base della comunicazione e anche della promozione artistica. Io infatti ho un sito ufficiale che è www.nausicaofficial.com, dove si possono trovare tutte le informazioni su di me, la discografia, la biografia, fotogallery, le date del tour, perché adesso quest'estate cercherò di fare un tour estivo in giro per l'Italia. Le prime date che adesso si possono già trovare saranno a Napoli nel mese di giugno. Bene, allora il nostro tempo termina qui, è stato un piacere per noi conoscere un po' la tua musica, il tuo album di debutto. Io ti faccio un in bocca al lupo. Credi. Per la tua carriera e come saluto finale un messaggio per i nostri telespettatori lì e la telecamera. Sì. Visitate il mio sito www.nausicaofficial.com e ascoltate Medward, perché ne vale la pena. Benissimo, grazie Nausica. Grazie a voi. Bene, Spazio 3 termina qui, noi ci vediamo mercoledì prossimo.